Oggi 3 ottobre 2023, a 10 anni da una delle più grandi stragi nel Mediterraneo, quella che ha fatto perdere la vita a 368 uomini, donne e bambini a largo di Lampedusa, non sono a Lampedusa ma sono qui a Roma. Sono qui a Roma a parlare di un libro in cui uomini e donne che non si sono voltati dall'altra parte hanno raccontato e provano a raccontare le mille frontiere. Le frontiere poco viste, poco ascoltate, quelle che dai Balcani fino a Ceuta e Melilla vedono uomini e donne in continuazione provare a bruciare i confini, provare a entrare in Europa. Sappiamo che le persone morte in mare, che sono tante, le persone respinte, che sono tante, non avranno riscatto. Ma sappiamo che questi uomini, queste donne, questi bambini che continueranno a provarci, malgrado le leggi europee ed italiane, dei diversi governi che vengono messe in atto, continueranno ad agire, continueranno a muoversi e alla fine la fortezza Europa loro la bruceranno.